In Europa si comincia a festeggiare il Medioevo e tutto l'Europa. Allora ragazzi, cominciamo? Senti. Scendete giù ragazzi che andiamo, resta solo il deve Cari amici, benvenuti alla prima puntata del TG dei ragazzi di quest'anno. Siamo molto contenti di riprendere i contatti con voi. Speriamo di farvi buona compagnia e di incontrare nuovi volontari che con le loro idee, esperienze, creatività e fantasia possono arricchire il nostro TG. Sono tanti gli argomenti di cui vorremmo parlarvi, dalla caduta del Ponte Morandi, che ha causato tante vittime e distruzioni, al maltempo che ha provocato morti e danni in tutta Italia. Di questi eventi ne hanno parlato a lungo giornali, TV, con servizi e interessanti trasmissioni. Foto e filmati hanno fatto vedere le zone disastrate. Nelle interviste si capiva la sofferenza di chi aveva perso persone care e aveva visto distrutti case, coltivazioni e bestiame. Ognuno di noi è dispiaciuto per queste disgrazie. Molti sono andati in prima persona ad aiutare nelle zone colpite. Rimarrà nella storia il 29 ottobre, quando il vento fortissimo che soffiava a 190 km all'ora si è abbattuto sulle montagne delle regioni italiane del nord-est, distruggendo soprattutto moltissime abitaie. Si parla di centinaia di abeti rossi, utilizzati sia per il loro legname prezioso, sia per venderli come alberi di Natale. Il danno economico per quelle regioni è stato enorme, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista del paesaggio che interessa in modo particolare il turismo. Gli esperti dicono che ci vorranno 100 anni per rivedere quelle montagne nel loro splendore. Anche molti animali delle foreste distrutte si sono avvicinati alle zone abitate, sperando di trovare un po' di cibo. Sui giornali abbiamo visto fotografie di branchi di lupi affamati che si avvicinavano alle abitazioni. Vicino ad una staccionata è stato visto perfino uno stambecco. Gli esperti parlano di un cambiamento del clima e hanno previsto che tempeste simili, con acquazioni violenti, piogge torrenziali, venti fortissimi e trombe d'aria, potranno ripetersi spesso. La causa? La principale è senz'altro l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno, per colpa dell'uomo. Passiamo ad un argomento curioso. Domenica scorsa, 11 novembre, è stata la festa di San Martino. Questa festa sostituisce quella pagana che veniva celebrata poco dopo l'inizio dell'anno, cioè tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. In Europa si comincia a festeggiare il Medioevo, in tutta Europa, specialmente in Germania, Austria e Svizzera. Carla, che alcuni anni fa faceva la tutor del TG, ci ha raccontato che in Germania ancora oggi si festeggia questo giorno. Al ritornello lanterne, sole, luna e stelle, quando la gente sente questo ritornello esce di casa e va a vedere i bambini che sfilano con lanterne colorate e fatte a mano. I bimbi cantano allegramente le canzoncine imparate a memoria. La lucina delle candele trema e fa brillare i loro occhi. Sono emozionati e sperano di incontrare l'uomo vestito come un soldato del Medioevo che cavalca ben dritto sul suo destriero. San Martino nacque nel 316 d.C. con il nome di Martin von Tours. A Sabaria, la nazione che oggi si chiama Ungheria, entrò molto giovane nell'esercito romano. Dopo l'episodio del martello, chiese di essere battezzato. In seguito diventò missionario ed aiutò i poveri. Per il suo amore per il prossimo e i suoi atti di carità. Ora Francesco vi leggerà una delle più conosciute filastrocche. Nelle strade su e giù risplendono le lanterne rosse, gialle, verdi e blu. Caro Martino, vieni giù e sorridi con noi. Qua giù.
La luce delle lanterne rappresenta la luce che San Martino portava ai più poveri quando a loro donava cibo, cure e amore. Ma chi era San Martino? La parola Lucia che vi parlerà del santo dal punto di vista storico. Un freddo giorno di novembre del 335 d.C., il cavaliere Martino, mentre andava a cavallo verso la città di Tours, il vento era fortissimo, ma il soldato, coperto dal suo pesante mantello, stava al caldo. Durante il cammino incontrò un povero coperto di stracci che tremava dal freddo. Subito Martino scese dal cavallo e con la spada tagliò in due il suo caldo mantello e con una metà coprì il povero infreddolito. Martino riprese a cavalcare sotto una pioggia e un vento fortissimo, ma dopo poco la pioggia e il vento cessarono e spuntò il sole. Dopo questo episodio Martino lasciò l'esercito e si fece battezzare. Da quel giorno si dedicò ad aiutare le persone bisognose per la sua bontà. Fu eletto vescovo di Tours. Per ricordare l'atto di carità del santo, i due o tre giorni prima della festa e quelli che seguono vengono ricordati come l'estate di San Martino. Quest'anno però le continue piogge hanno impedito l'evento. Un'altra leggenda racconta che quando la gente di Tours volle premiare Martino per la sua bontà verso i poveri, facendolo diventare vescovo, Martino scappò perché voleva rimanere un semplice servo di Dio. Per non farsi trovare si nascose tra le oche. Questi animali però cominciarono a stranazzare e le persone che lo stavano cercando capirono subito dove si era nascosto. A quel punto uscì dal suo nascondiglio con gli abiti e i capelli coperti dalle piume delle oche e accettò di diventare vescovo. Per questo episodio l'11 novembre si celebra la festa del santo mangiando a pranzo una saporita oca. C'è un proverbio spezzino che è nato nelle campagne che fa così: «Pe a San Martin se leva ervin». Ecco a voi la rubrica delle informazioni utili. Abbiamo letto una notizia interessante in una rivista che si occupa anche di ricerche scientifiche e desideriamo farvela conoscere. Esistono sul mercato gli slime. Si possono trovare dai giornalai, negli edicoli e nei negozi di giocattoli. Sono fatti di una specie di gelatina colorata, tanto amata dai bambini. Vengono usati anche come antistress e si possono fare in casa. Purtroppo alcuni slime contengono un'eccessiva quantità di boro, una sostanza tossica. Questo prodotto è stato segnalato al Ministero della Salute, che ha fatto prelevare vari campioni di slime per controllare la presenza di sostanze tossiche. In attesa dei risultati le autorità hanno ritirato certe marche di slime dal commercio, considerato tossico. Ci sono delle alternative che si possono fare in casa di slime non tossici e con prodotti semplici che si possono trovare anche in casa. Anche nel Regno Unito, in Francia e in Danimarca sono stati fatti controlli sugli slime e nel Regno Unito ne sono stati ritrovati pericolosi 8 su 11. Perciò, amici, tenetevi informati. Nella rubrica delle scienze vi parleremo del lago di acqua liquida scoperto sotto i ghiacciai del polo sud di Marte. I dati radar del Mars Express Orbiter annunciano senza possibilità di errore la presenza di una vasta distesa di acqua liquida in profondità nel polo sud di Marte. 3 anni di lavoro sui dati radar della sonda dell'ESA hanno permesso di scoprire un lago di acqua liquida di 20 km di diametro e circa 1,5 km di profondità sotto i ghiacci della regione polare meridionale del pianeta rosso. La scoperta è di quelle destinate a entrare nella storia dell'esplorazione spaziale. Calotte glaciali simili a quelle terrestri esistono su entrambi i poli marziani, composte sia da ghiaccio d'acqua sia da ghiaccio di anidride carbonica. Allora proviamo a fare un paragone con l'Antartide. Sotto i ghiacci ci sono decine di laghi, alcuni appunto collegati da fiumi. In quelle acque i sondaggi hanno rivelato forme di vita che si sono sviluppate milioni di anni fa, sopravvissute in profondità, isolate dal resto del mondo e da tutti i cambiamenti avvenuti in superficie. Forse la stessa cosa si scoprirà su Marte. La rubrica dei personaggi famosi oggi ospita Stan Lee, l'ideatore e di tanti personaggi famosi di fumetti e non solo. Lunedì 12 novembre scorso è morto a Los Angeles Stan Lee, all'età di 95 anni. Il vero nome di questo fumettista e produttore di cinema e TV americano era Stanley Martin Lieber.
È stato a lungo presidente e direttore della Marvel Comics, per la quale ha sceneggiato moltissime storie. Era nato a New York il 28 dicembre del 1922 e portava bene i suoi anni. Ha avuto la fortuna di lavorare fino all'ultimo. Come papà di Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, i Fantastici 4, Black Panther, Avengers e X-Men, ha guadagnato un posto d'onore nella storia del fumetto. Stan Lee è stato un grandissimo ideatore di personaggi e storie, editore, manager, produttore. Il suo nome è legato alla Marvel, che negli anni 70 ha rivoluzionato il mondo dei supereroi della carta stampata, che oggi è protagonista di film famosi. Nel 1961, Lee e il disegnatore Jack Kirby crearono i Fantastici 4, che ebbero un gran successo. L'anno seguente Lee propone Spider-Man con il disegnatore Steve Ditko. Tutti e due i disegnatori hanno dichiarato che era loro la paternità di questi due personaggi, ma Stan Lee non si è mai arreso e si è sempre considerato il padre di Spider-Man. Nella rubrica del fumetto vi presentiamo Spider-Man, ovvero Uomo Ragno, uno dei supereroi più famosi della Marvel Comics. Per la prima volta nella storia del fumetto, l'eroe protagonista della storia non è un adulto, ma un ragazzino della parlantina facile e della battuta pronta. Si tratta del liceale quindicenne Peter Parker. Il suo potere si sviluppa in seguito al morso di uranio radioattivo e alla volontà di diventare un supereroe al servizio del bene. Nasce così Spider-Man, supereroe che possiede tutte le caratteristiche proprie di un ragno, è agilissimo e superveloce, ha riflessi pronti ed è in grado di arrampicarsi su qualsiasi superficie. Inoltre ha la capacità di lanciare, proprio come pescatore, la sua tela per catturare una preda. Peter Parker inventa un macchinario da tenere ai polsi, con questo strumento lancia le tele che lo fanno volteggiare tra i grattacieli, che sono formati da una specie di supercolla in grado di evaporare nell'arco di un paio d'ore. E, proprio grazie alla sua ragnatela, Spider-Man, oltre a intrappolare criminali e a salvare innocenti, si muove velocemente nella città spostandosi da un palazzo all'altro, ondeggiando come un pendolo. Concludiamo il nostro TG con un episodio di solidarietà tra l'uomo e il mondo animale. Per la civetta non è bastato uscire tardi la notte e nascondersi nel bosco sotto Maggiano. Chi le ha sparato mirava a farla precipitare a terra ad ucciderla. La bestiola è stata presa in cura da una volontaria esperta, Perla Lucchini, che collabora da tantissimi anni con la LIPU. La fortuna ha voluto che quella raffica si fermasse nei muscoli pettorali, senza perforare il torace. E un po' alla volta, con molta pazienza e con le cure giuste, la piccolina si è ripresa. La regione ha rinnovato la convenzione per il centro LIPU di Livorno. Ma in questo caso non c'è stato bisogno di supportarlo. La forza della piccola civetta ha sconfitto la violenza di quello sparo tanto cattivo. Può darsi che il bracconiere che l'ha colpita si fosse accorto della sua presenza. Perché abbia voluto farlo non si comprende, né tantomeno si può giustificare. Il TG è terminato, ci vedremo la prossima domenica. Ciao!